Direi che siamo veramente soddisfatti di questi 2 giorni dove ci sono stati veramente dei sia moderatori ma soprattutto relatori di altissimo livello. Devo dire che sono, come dicevo prima, anche un pizzico orgoglioso perché insieme al dottore Iaria, anche se devo dire la verità che la gran parte del merito lo si deve al dottore Iaria, però ho partecipato anch'io e sono orgoglioso di aver messo su un congresso veramente di ottimo livello. Quest'anno c'è stata anche parecchia gente, quindi siamo veramente contenti e felici e stanchi, soprattutto stanchi. Beh, credo che le nostre facce dicano tutto, no? Soddisfatti perché veramente è stato un evento di qualità, quello che ci aspettavamo, insomma, dopo 5 mesi di sacrifici nel programmare. Non è vero, il dottore De Stefano in questo è bugiardo, noi condividiamo tutto, abbiamo condiviso anche programmi, inviti e quindi tutta l'organizzazione. Sono soddisfatto prevalentemente perché oltre che la qualità dei relatori, l'attiva partecipazione dei colleghi che erano discenti in questo caso forse ha alzato il livello di qualità. Sono sempre un po' rammaricato, non posso non nascondere quelle che sono le mie tra virgolette delusioni, quello che forse mi aspettavo più partecipazione di alcune categorie di medici. Però io confido sempre, io e il dottore De Stefano siamo testardi, quindi confidiamo che nel 2020 forse questi colleghi saranno presenti. Questo è già una promessa, insomma, della quinta edizione, perché questa è la quarta, quindi della quinta edizione. Questa è la quarta, per la quinta edizione, ricordo bene. Lei insomma non è mai contento, ha ragione il dottore De Stefano. Scusi, ora le do il microfono. Noi abbiamo partecipato anch'io a spostare, anche assieme a lei, per 3 volte i separé, perché la metà sala non bastava più, abbiamo dovuto aprirla tutta la sala. E lei si lamenta ancora che, voglio dire, capisco che lei ha rivolto la sua, la battuta solo a una categoria di medici, no? Molto probabilmente lei sa quello che dice, però non solo la sala è andata oltre le aspettative, secondo me, ma devo dire che qualche primario, qualche luminario come lei, insomma, che viene da Milano, però non è melitese come lei, diceva così, chiacchierando fuori, che cose del genere, insomma, convegni del genere a sud sembrano quasi la Milano a merito Porto Santo. Beh, questo ci rende ancora più orgogliosi, no? Vuol dire che lavorare con severità, perché siamo prima di tutto severi con noi stessi, poi pretendiamo il massimo anche dai nostri collaboratori, però non vorrei che venisse travisata quella che la mia affermazione. Io non dico che non c'era gente, anzi, avevamo 165 partecipanti. Io parlavo e mi riferivo più a determinate discipline di cose. Diciamo, faccio esplicitamente, forse medici e medicina generale mi sarei aspettato di più, perché sono per noi l'anello debole. Questo è anche vero, però devo dire la verità che quest'anno, rispetto agli anni scorsi, medici di famiglia ce ne sono stati, anche e soprattutto da Reggio. Ecco, forse qua della zona un pochettino di meno, però non possiamo che essere soddisfatti, perché c'è stata tantissima gente e quindi, ripeto, abbiamo messo su un bel congresso. Dobbiamo essere fieri anche della riuscita del congresso stesso. Fatto conoscere. Perché anche questa cosa va detta, insomma, no? Merito di Porto Salvo, che ha una storia, insomma, nella medicina e nella sanità, è fuori campo in questo momento, è fuori onda.
voi siete riusciti a portarle in onda nuovamente, in trasmissione, in comunicazione e trasmissione. Questo grazie anche a lei. No, l'avete fatto no, io, Capo Sud. Capo Sud. Come quello che fa le fotografie. No, che c'entra. Ma lei ci ha supportato in questo senso, ed è bello anche dei paesi magari non conosciutissimi, siamo riusciti a portare una ventata di anche al Tiberio Evoli. Quella statua che c'è. Sicuramente, ma noi ne andiamo, ripeto. Ma se questo può essere, parlando di tanto orgoglio, io sono orgoglioso di essere melitese e di lavorare a Melito. Oddio, io non sono melitese, sono reggino. Però ormai sono orgoglioso di lavorare. Per chiudere volevo dire una cosa, mi scusi, perché alla base di tutto c'è l'amicizia tra me e il dottor Iaria, un'amicizia che è antecedente al fatto che noi adesso lavoriamo insieme, e lavorare con degli amici si lavora bene e si lavora meglio. Stavo dicendo, dottore, prima che lei chiuda, la cosa che mi ha fatto molto riflettere, ecco perché ho dovuto ricordare il Tiberio Evoli, così come lei ha ricordato suo padre, commuovendosi. Sì, grazie. Grazie. Buonasera a tutti.